Siamo con Gabriele Giannola ed abbiamo appena assistito a una sessione sulla CRT. Abbiamo visto diverse relazioni sulla scelta e il posizionamento degli elettrocateteri destri e sinistri, ma cosa ritieni tu più importante, il sito di stimolazione o la selezione del paziente per un'ottimale riuscita della terapia CRT? Probabilmente tutte e due. Io ho sempre detto che fare un biventricolare è come fare il bypass. Se lo fai bene riesce, se lo fai male il paziente non rispondere. Ovviamente non dipende soltanto dal medico, dipende dall'anatomia, dalla tecnologia che viene utilizzata. La scelta del paziente è molto importante, che deve essere elettrocardiografica, clinica, ecocardiografica, con risonanza magnetica. Sono tutti criteri che ci fanno capire a quale paziente può andare bene la stimolazione biventricolare e quale non ne può beneficiare. Abbiamo visto da tutte le relazioni oggi che il dibattito più grosso è stato esattamente su dove posizionare i cateteri, destro e sinistro, che sono esattamente importanti come la scelta del paziente, come l'ottimizzazione post-impianto, come l'ottimizzazione dei ritardi e l'ottimizzazione clinica possa notevolmente cambiare il beneficio di una terapia o meno. La stimolazione multipoint del ventricolo sinistro è da preferire sempre oppure soltanto in QRS più stretti o più larghi? Ad oggi la stimolazione multipoint è una stimolazione molto promettente, i risultati sono quasi tutti concordi nel dire che funziona bene. Sta di fatto che grossi studi randomizzati su grossi numeri e su quale tipologia di pazienti ancora non è stata indicata, per cui è un beneficio probabile, atteso e stimato da tutti quanti, però attualmente non indicare alla quasi totalità dei pazienti. Probabilmente sia i pazienti con QRS stretto e QRS largo vanno bene. Quelli a QRS stretto può essere una marcia in più, in quanto pazienti in cui teoricamente non indicati alla CRT come prima ipotesi. Alla luce dei dati riportati durante la sessione, dobbiamo abbandonare o meno la CRT nei pazienti senza BBS? I pazienti senza BBS vanno studiati molto di più rispetto agli altri, va capito il motivo di impianto, pazienti ischemici e non ischemici, la percentuale di tessuto compromesso, quindi di cicatrici o di tessuto non stimolabile per capire quali pazienti realmente ne hanno bisogno, quali non ne hanno bisogno. Va studiato il disturbo di conduzione sinistro o destro, il QRS stretto, la disincronia elettrica e soprattutto quella meccanica tra interatriale, atrioventricolare e interventricolare. Le tecnologie di mappaggio elettroanatomico applicate alla CRT danno sicuramente un'agevolazione nella scelta della vena target, ma sono così semplici da eseguire nella pratica clinica? Sono sicuramente le tecnologie molto importanti. Che ci fanno ritornare a una procedura elettrofisiologica un po' meno anatomica. I ritardi sono molto molto importanti, ci pongono davanti a nuove frontiere, a nuove idee di ritardo elettrico, di ciò che è disincrono elettricamente e non solo meccanicamente. Hanno il solo limite di non far vedere tutto ciò che non, praticamente non può essere visualizzato con la guida. Sappiamo, guarda, chi fa questo di lavoro sa che spesso c'è bisogno di numerosi tool per entrare all'interno di un vaso, che è difficile. Con queste tecnologie tutto ciò che non si vede non c'è e quindi può essere una limitante escludere parti di miocardio che possono essere molto importanti. Sicuramente quando la tecnologia sarà molto più smart sarà anche molto più facile trovare e identificare queste aree e sarà più facile identificare realmente globalmente il ventricolo sinistro. Ad oggi sono un po' anche meno fattibili in quanto non tutti i laboratori dispongono di questa tecnologia, è a tutt'oggi una tecnologia piuttosto costosa perché che si utilizzi un catetere o un patch o una guida ha un costo aggiuntivo che spesso non fa rientrare la procedura all'interno dell'IRG, quindi sicuramente la mancanza della tecnologia 3D, la mancanza di risorse spesso la rendono meno fruibile. Probabilmente quando i costi della tecnologia si abbasseranno e la tecnologia migliorerà, potrà essere più diffusibile all'intera globalità degli impianti.